Raga, finalmente ci siamo, 3 giorni alla season 7, che sarà questo giovedì 6 dicembre. Sarà una live molto molto speciale, non potete mancare raga. Inizierà dalle 13 e finirà alle 16, quindi 6 dicembre dalle 13 alle 16. Live speciale di 500.000 iscritti con la stagione 7, in cui shopperò subito tutto il pass battaglia raga, quindi ve lo farò vedere direttamente tutto subito dall'inizio. E soprattutto ci sarà un contest per voi, nella quale due di voi stando semplicemente in live vinceranno due skin leggendarie. Cioè praticamente basta tenere acceso il telefono nella live oppure il computer acceso nella live, e io tramite un bot vedrò chi di voi è stato per più tempo. Dovrete stare più o meno circa 3 ore in live raga, perché io starò circa 3 ore in live, quindi non è nemmeno tanto. Tranquilli che il telefono non si rovina. E appunto, se avete la fortuna di capitare tra i primi 2 posti, vincete completamente gratis una skin leggendaria. Io raga vi ricordo, mi raccomando, mettetevi la sveglia il 6 dicembre dalle 13 alle 16. Quindi 6 dicembre alle 13. Raga, non perdetevi questa occasione fantastica. Ci ho però tutto il pass battaglia, festeggeremo i 500.000 iscritti insieme e soprattutto potrete vincere questi regali fantastici. 6 dicembre alle 13, ve lo ricordo. Detto questo, oggi torniamo a parlare della stagione 7, però raga in una maniera molto molto più particolare. Pass battaglia della stagione 7 è già un pochettino stato leakato da varie fonti, è già uscito un teaser raga, e oggi mentre state guardando questo video alle 16 ne uscirà un altro. E diciamo che l'Epic nel teaser spoilerà un pochettino alcune skin del pass, ma mai la skin finale, cosa che invece oggi vi spoilererò io. Spoilerò tra virgolette perché non la vedrete del tutto, ma in parte. Quindi raga, anche per questa season sono stati scoperti un botto di leak stra interessanti, perciò vi ricordo 20.000 like se volete un altro episodio domani sulla season 7, episodio finale. E mi raccomando, commentate qua sotto nei commenti scrivendomi se ci sarete in live dalle 13 raga. Dato questo, vi ricordo di condividere con tutti i vostri amici perché il video di oggi è molto importante. Ovviamente se ancora non l'avete fatto, per non perdervi la live, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale raga, mi raccomando, è fondamentale. Porta quella campanellina, bombardatela, deve proprio suonare a un certo punto da quanto la bombardate. Dato questo, andiamo in game. Oggi sono con una skin molto simbolica per questa season 7 raga, Valkyria. È una skin completamente di ghiaccio e oltre al bundle zero assoluto che c'è nello shop, che tra poco vi farò vedere molto più in dettaglio, specialmente la montagna su cui è appoggiata questa skin, cioè praticamente la montagna elevata, Valkyria è un'altra skin ghiacciata che è stata rilasciata nella season 5, ed è per questo che tutti pensavano che nella season 6 ci sarebbe stato il ghiaccio. Invece, come noi sappiamo, l'Epic è molto avanti con le season. Eccoci in game raga, andiamo verso il laboratorio della latrina, che tanto è una delle città più simboliche per questa season, e guardate quanto cavolo è diventata enorme questa bufera raga. Io la prima volta che l'ho vista ci sono rimasto veramente male, guardate, è gigantesca. Se ripenso alla prima volta che l'ho vista è praticamente 4-5 volte più grande. E adesso sembrano anche essere spawnati tipo dei pezzi di ghiaccio qua sotto, che oltretutto raga, la NASA poco tempo fa su Twitter ha postato una foto di un ghiacciaio, e l'Epic in gioco ha messo un ghiacciaio esattamente identico. È vero che i ghiacciai sono simili tra di loro, perché insomma sono simili, ma è possibile proprio lo stesso? Mi sembra strano. Passiamo un attimo su Telegram raga, sul canale di Fortnite News, perché è successo qualcosa di fantastico. Ieri è stato rilasciato il primo teaser della stagione 7 raga, guardate che bello, guardate che figo. Sembra una specie di tizio, vedete questi qui sono praticamente degli occhi raga, questi qui sono evidentemente degli occhi, con però un'armatura fatta a ghiaccio, cioè sì, una cosa del genere. Questo qui è l'elmetto, questa qui sarebbe tutta l'armatura che in teoria dovrebbe essere di ferro, mentre qui è di ghiaccio, proprio per indicare che la season 7 sarà a tema ghiacciato. Una cosa molto interessante che in pochi hanno notato è che se voi guardate bene esattamente qui raga, in questo punto appunto dell'immagine, si vede proprio che c'è uno sciatore e sta praticamente sciando sull'armatura di questo tizio. E questo significa raga che molto probabilmente arriverà un nuovo oggetto, un nuovo veicolo, insomma qualcosa che ci permetterà di sciare all'interno del gioco. Dato che sarà tutto neve, secondo me sarà qualcosa di azzeccato da parte dell'Epic. E guardate che cosa ha risposto Donald Mostar raga, ritorna sempre lui, appunto il direttore creativo dell'Epic, al posto appunto che ha messo l'Epic. Quindi praticamente lui si è risposto da solo, va bene, ok, lasciamo perdere. Ha scritto "He is waking up", quindi lui si sta svegliando, e per lui ovviamente intende questo tizio raga. Quindi probabilmente la mia teoria è che lui c'è sempre stato, ma in realtà era sotto il ghiacciaio che noi adesso vediamo del gioco. È tipo un mostro che viveva sotto, insomma sotto il regno, qualcosa del genere. Lui raga mi sembra un mostro oscuro, cioè sinceramente mi sembra qualcuno che ha a che fare con l'oscurità. Anche perché se noi notiamo bene queste cose qui, non è tutto nero raga, questo punto qua non è completamente nero, ma sembra il cielo di Fortnite. Mi sembra molto strano, forse qualcosa di legato con il portale che hanno da poco tolto dal gioco. Vi ricordate quel portale sopra l'isola? Ecco, non ha effettivamente fatto niente. Mi sta morendo la webcam. E quindi voi di questo che cosa ne pensate raga? Io penso che appunto sia un tizio che è sempre vissuto e che in questo momento si sta risvegliando per la nuova season. Se siete da Nintendo Switch probabilmente l'avete già visto, ma guardate cosa vedono gli utenti di Nintendo Switch se vanno in questa località all'interno del gioco. Probabilmente un bug della Epic, una cosa di cui non se ne sono accorti, ma guardate raga, è una nebbia bella e buona, insomma è un posto completamente nebbiato e sembra essersi ingrandita in realtà con due cerchi. Vedete questo cerchio qua a sinistra e questo qui a destra, che sembrano due portali o qualcosa del genere. Vabbè, lui è il master player, cioè guardate che cosa ha trovato raga, questo è proprio un glitch. Guardate che roba, oddio, ma si muoveva tutto, ma che figata. Vabbè, lui
lui proprio, regà, il Master Glitch. Guardate che cacchio ho combinato. Ma cos'è sta roba? Sembrava una specie di nucleo, vedete, con tutta la nube intorno. Qua era tutto più acceso e qua era tutto meno acceso. Mi sembra molto strana come cosa. Penso che questa qui sia una delle città che appunto verranno più toccate da questa season 7. Anche se non ne sono sicuro, perché insomma, inverno con il deserto, quindi ghiaccio con il deserto, non vanno tanto d'accordo insieme. Però vediamo un attimino che cosa combinerà l'Epic. Guardate questa immagine, raga, io appena l'ho vista ho detto: what, ma davvero? Quello che vediamo sotto è Jurassic Park. Quello che vediamo sopra è una schermata di caricamento un po' vecchiotta del gioco, che però è completamente identica al film di Jurassic Park. Beh, come noi sappiamo, l'Epic spesso si ispira a film di Fortnite. Tipo, ha messo la DeLorean di Ritorno al Futuro e ha messo un botto di roba interessante. E quindi, raga, dinosauri nel gioco? Beh, per questa season non lo so, però sicuramente per la season 8 qualcosa faranno. Anche perché, se notate, vicino a Grizzly Grove c'è ancora l'impronta dei dinosauri. C'è quella specie di mappa. Insomma, c'è praticamente sta roba, questa cosa qua, che è un'impronta enorme di dinosauri. Va a capire cosa vuole combinare la Epic. Parlavamo di neve, parlavamo di tema ghiaccio, raga. Guardate questa immagine, anzi queste due immagini, nella quale si vede chiaramente appunto una specie di impronta di ghiaccio, qualcosa del genere, dei cristalli tipo giganti che si stanno formando sul terreno, sempre nella stessa città, sempre nel deserto di Fortnite, raga. Deserto l'hanno aggiunto nella season 5, se lo cambiano per la season 7 forse come cosa ci sta. Io adesso però, raga, sono molto indeciso, sono in un momento fortissimo di indecisione, perché intanto vi ho leggermente spoilerato post battaglia, andiamo avanti, magari non l'avete visto. Tutti appunto a Palmetto Paradisiaco, anzi alcuni in realtà, non tutti, penso che sia un glitch dell'Epic, vedono questa nube. Però se noi mettiamo il gioco in lingua coreana, questa città appunto, Snobby Shores, ovvero spiagge snob, diventa sabbie innevate, quindi qualcosa che c'entra con la neve. E oltretutto sembra che la traiettoria del ghiaccio andrà a colpire questa città. Ma aspetta un attimo, poco tempo fa non si parlava di laboratorio della latrina? Sembra che tutte le prove provenissero dal laboratorio della latrina, anche perché se noi andiamo in gioco, effettivamente in gioco, si vede che qua c'è appunto la bandiera di AIM, quindi della skin battuta di cazzo, una skin simbolo per questa season 7. Ma aspetta un attimo ancora, questa schermata di caricamento la settimana 8 aveva queste coordinate, e se noi andiamo in gioco queste coordinate corrispondono a questa zona di Palmetto Paradisiaco. Quindi le città sono tre: o spiagge snob, o Palmetto Paradisiaco, o laboratorio della latrina. Voi quale pensate che colpirà l'iceberg? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ultima cosuccia prima di parlare del pass battaglia, ragazzi. Se noi scorriamo appunto tra i post di Telegram di questo canale, si vede un post molto interessante. Se noi guardiamo la schermata di lobby, eccolo qua, se noi guardiamo attentamente in fondo dove c'è appunto questo cerchio, si vede una specie di montagna innevata, una parte innevata della montagna, qualcosa del genere. E se ci pensate è molto strana come cosa. Allora, io ancora non ho capito in realtà se questa qui è neve o è sabbia, perché già somigliano. Insomma, sembra essere bianca, non sembra essere gialla come la sabbia, perciò penso neve. Parliamo del pass battaglia 7, raga, e iniziamo con la notizia più importante. Se notate bene, nello slot 77 del pass battaglia numero 6 si vede questa immagine che sembra essere una mosca, un insetto, mosca, falena, insomma una cosa del genere. E l'altro ieri nello shop è uscita la skin Falena Commando. E questa cosa, raga, cioè quella di mettere praticamente una specie di spoiler dell'ultima skin per la stagione successiva, direttamente nella stagione prima, quindi come hanno fatto per questa season, succede già dalla season 3. Se vi ricordate, nella season 6, quando è uscito Manny, c'era appunto questa cosa, in questo caso livello 78, in cui si vedeva appunto la skin Manny. Vedete, raga, l'immagine è proprio identica. E alla fine è uscita nella season 6. Secondo me sicuramente succederà la stessa cosa anche per questa season, raga. Cioè, insomma, tutte le prove sono schiaccianti. Guardate che figata. Poi anche questa cosa che nello shop l'Epic ha messo la skin Falena Commando. Tutte queste coincidenze, secondo me a qualcosa porteranno. Non penso che l'Epic faccia le cose a caso. Insomma, lo sapete anche voi. E quindi, raga, probabilmente, non è niente di confermato, ovviamente sono tutte teorie, però sono teorie su una base ben fondata, nella stagione 7 vedremo come ultima skin qualcosa che c'entri con questo oggetto. E probabilmente con le falene, da quanto ho capito. Quella che sto per dirvi è una notizia non ufficiale, quindi mi raccomando, non perdetela. Insomma, andateci piano. Questo qui potrebbe essere un'immagine che potrebbe annunciare il trailer della stagione 7. Se guardiamo la skin che si vede qua, è praticamente che un pesce, un mostro subacqueo. Che è sta roba, raga? La webcam sta impazzendo. E vai, sì, vabbè, continua. Poi, raga, per quanto riguarda tutto il pass battaglia in generale, oppure una skin in particolare del pass battaglia, come è successo anche nella stagione 6, appunto i teaser che ci dà l'Epic sono delle piccole parti di una skin che capiterà appunto nel pass battaglia. Scrivetemi qua sotto nei commenti se voi lo acquisterete il pass battaglia con hashtag sì o hashtag no. E mi raccomando, raga, utilizzate il codice Blaze-CaptainYT. In questo modo parteciperete a un contest nella quale 5 di voi vinceranno una skin leggendaria. E questa skin la inizierò a dar tra poco, quindi mi raccomando, fatelo, anche perché ultimamente si sta levando il nome ad alcuni di voi. Dopo 2 settimane si leva automaticamente. E quindi, raga, mi raccomando, controllate se ancora ce l'avete nel gioco. Se noi, raga, andiamo a guardare la season 2, il Natale della season 2, appunto quando Epic ha festeggiato il suo primo Natale, erano uscite un botto di cose molto interessanti. Per esempio questa skin, che adesso è molto molto rara. Quest'altra skin, se non sbaglio, erano le uniche 2 skin di Natale. Sì, questa
queste due skin, che appunto adesso sono molto rare, insieme a un botto di roba veramente interessante, colorita sul primo anno di Fortnite. Quindi l'Epic ancora non aveva tanti giocatori, non aveva probabilmente tanti soldi, erano già usciti un botto di cose veramente belle. A parte le chest, che non erano fatte in questo modo, nello scorso video mi ero sbagliato, c'erano gli alberi di Natale con sotto le casse, che era fantastico. C'era questo, raga, questo dice tutto quanto era bello, ma fantastico. Poi la musichetta che c'era, veramente veramente fatto molto bene. L'Epic ci teneva già tantissimo Fortnite. E guardate quanto era bello, per esempio, Corso Commercio, che vabbè, tra l'altro è cambiato un botto, raga. Guardate quanto cacchio è cambiato corso ultimamente. Cioè, c'era veramente un botto di roba strainteressante. Quindi voi pensate, già nella season 2 avevano fatto queste cose, pensate cosa possono fare nella season 7 per Natale. Wow. Dato questo, vi ricordo ancora una volta, il 6 novembre alle 13, mi raccomando, non mancate sul canale, mettetevi la sveglia per vincere il contest, per vedermi appunto sceppare 100 euro nel Battle Pass nuovo di Fortnite. Oddio, già mi viene male pensare che devo sceppare 100 euro nel Pass Battaglia 7. Comunque, ci divertiremo un botto, sarà il mio speciale di 500.000 iscritti, quindi 500.000 volte grazie a voi, raga. Siete fantastici, ogni giorno mi supportate, il canale sta andando benissimo, perciò sono veramente strafelice. Vi ricordo ovviamente di tenere acceso il telefono, il computer sulla live, per cercare appunto di vincere il contest. Saranno circa 3 ore di live, quindi raga, nemmeno tanto. Avevo detto 6 novembre o dicembre? Forse ho sbagliato. Mi raccomando, raga, se ancora non l'avete fatto, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Un bel like, 20.000 like per questo episodio. Se domani volete il trailer, condividetelo con tutti i vostri amici per farvi vedere quello che abbiamo detto oggi. E ovviamente vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi la live, per non perdervi il video in generale. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Detto questo, raga, noi ci vediamo ad un prossimo video e alla live del 6 novembre alle 13. Non mancate. Ciao, ciurma.